Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno. Oggi è il 3 di luglio del 2023 e siamo Aliens di nuovo perché in realtà oggi volevamo andare alla Matraier Tower House, però uno, il tempo fa un po' cacca, come si può notare. Tra l'altro mi sembra che stia ricominciando un po' a piovere. No, credo che No, siano le sono solo gli foglie alberi che sì, sul vento. perché adesso fortunatamente almeno un po' ha smesso. Perché prima pioveva parecchio, quindi siamo a Linz e vediamo di fare un pochettino qualche scatolina. Stiamo andando su verso il castello Brook, e qui per terra, Pittino, ha trovato un quadrifoglio. Però ora lasciamo lì. Continuiamo la scalata verso il castello. Cioè, in teoria dovrebbe esserci anche una multi super di qua, però non abbiamo capito un pippero proprio delle indicazioni che dà, non lo so, cioè boh, parla di cose da cercare in un punto, poi di un anello da trovare e poi non lo so. Vabbè. Boh, qui abbiamo provato a guardare un po' per la traditional che dovrebbe esserci, ma non lo so, anche perché l'indizio non è molto chiaro, cioè la traduzione è un po' sbilenca, mi sa. Allora, qua dovrebbe esserci il primo stadio di una multi, che semplicemente dice che qui, anzi là da quell'alberino asfittico, dovrebbero esserci le coordinate del final. Boh, non abbiamo trovato nulla Guarda un che bigattino che sta è un bigattino dondolando. volante sul caso, vabbè, ma non si vede. Non lo so. Come geocacher fai schifo. Tu non è che sei tanto meglio. Ah, io non sono un geocacher. La giornata di geocaching non sta andando particolarmente bene. Vabbè, quindi niente, qui di fronte al fiume, con il panorama su un po' sulle nuvole, facciamo pausa pranzo. Panini con i soliti formaggi. Allora, visto che siamo dei geocacher provetti, e oggi ci sta andando tutto alla perfezione, proviamo un'altra multi che si chiama André e la lettera a Gesù Bambino. E citato, André si è svegliato la mattina. Oggi scrivo la mia lista dei desideri a Babbo Natale e per assicurarmi che ricevo la lettera gliela consegnerò personalmente. Ma dove può trovare il Cristo Bambino? André pensò intensamente. Probabilmente il Cristo Bambino vive vicino alla chiesa parrocchiale. Vorrei sapere cosa c'entra Babbo Natale con Gesù Bambino, Mi vabbè. chiedevo la stessa cosa, però vabbè. Pensò, dove altro? Scrisse frettolosamente su un biglietto la sua lunga lista di cose da fare, indossò la tuta da neve e uscì dalla porta. Arrivato all'ingresso, salì di corsa i pochi gradini e per poco non andò a sbattere contro il vecchio magistrato Josef Heiner. Ops, buongiorno, ansimò André. Scusa, ho tanta fretta, hai visto Babbo Natale? Il signor Heiner scosse la testa e sorrise. Mio caro ragazzo, l'ultima volta che ho visto Gesù bambino avevo la tua stessa età. Certo, lo usano come sinonimo. Babbo Natale, Gesù bambino. 10 anni. Ho visto Gesù bambino correre per la chiesa laggiù. Grazie. Andrea è stato appena in grado di chiamare e stava già correndo. Beh, la traduzione è quella di Google, quindi poverina fa quel che può. Dobbiamo andare a contare i gradini. Nel frattempo aveva ricominciato a nevicare. Spessi fiocchi di neve danzavano nel cielo. André alzò lo sguardo verso il campanile della chiesa e riuscì appena a distinguere i tetti a forma di cono. La neve cadeva così fitta dal cielo. Là, all'improvviso, André
pensò di aver visto l'ala di un angelo dietro l'angolo della chiesa, fece rapidamente il giro della chiesa. Dobbiamo andare verso il portale nord. Il sacrestano è appena uscito dal portale nord. Ciao Andre, dove vai così di fretta? Voglio portare la mia lista dei desideri a Babbo Natale. Sai dove posso trovarla? Il suo sguardo, indugiò oltre la porta. C'è stato un anno. In quell'anno il campanile della chiesa fu ricostruito e assunse l'attuale forma neogotica. Andrea lo sapeva dalle lezioni scolastiche. Il sacrestano scosse la testa e si pentì. Purtroppo non lo so esattamente, ma vai al portale principale. Forse qualcuno lì può aiutarti. Così Andrea arrancò fino al portale principale della chiesa. Lì incontrò il portiere con una grossa chiave in mano. Hai visto il Cristo bambino? Chiese Andre. L'hai appena perso, deve essere andato via con una delle barche. Barche? Il portiere rise e si allontanò in fretta. Andre era delusa. Non è un maschio, Andre. Era sicuro che Babbo Natale non sarebbe andato in barca in pieno inverno, in effetti. Bene, pensò, se non riesco a trovarlo vicino alla chiesa, forse Babbo Natale sta visitando il cimitero. Certo, perché no? Motivato, Andre attraversò il cancello e poi andò a destra fino al grande cancello in ferro battuto del cimitero. Quando vi arrivò, vide un recipiente di rame appeso a sinistra del grande cancello di ferro. L'ha ispezionata molto attentamente, forse la cassetta della posta di Babbo Natale? Ma poi ha letto le lettere incise. Lì, di nuovo, niente. Tra vento e lavoro in corso, spero si senta, però vabbè. Intanto Pittino è molto contento di guardare gli operai al lavoro. Ma sono già andati via. La malta, il cemento e cose del genere. Il calcestruzzo, hanno finito. All'improvviso ebbe una buona idea. Il vecchio prete D'Aberto sapeva sicuramente dove trovare il Cristo bambino. Si affrettò dritto finché non si imbatté in una folla più piccola di persone più in alto. Ebbene, diversi pastori e decani si sono incontrati per pregare. Per favore, dimmi dove posso trovare Babbo Natale, Andrea implorò. Padre D'Aberto rispose, laggiù a sinistra, l'ho appena visto correre per la scaletta, probabilmente vuole andare a visitare i poveri soldati. Grazie, Andre ha chiamato ed era già andato. Vabbè, la traduzione lascia sempre un po' basiti, però va bene. Alla fossa comune dei soldati austro-ungarici si fermò esausto e si guardò intorno. Non riusciva a vedere il Cristo bambino da nessuna parte. Tuttavia, l'anno in cui tutte queste povere anime furono sepolte attirò subito la sua attenzione. Andre proseguì imbronciato e uscì dal cimitero attraverso il cancello di legno. Lì si è seduto sulla panchina e ha pensato a cosa fare dopo. Dopo molte riflessioni ha deciso di chiudere la lista dei desideri a... E qui ci sono le coordinate... Nascondere. Era sicuro che Gesù bambino lo avrebbe trovato lì. Noi non siamo così sicuri di trovarla adesso, è final, ma non l'abbiamo ancora finito di calcolare, però... Yeah, almeno una cache l'abbiamo trovata! Incredibile, non siamo delle pippe totali. Vabbè, ci troviamo davanti un piccolo New Holland Deluxe. Lo sguardo innamorato. A me non mi guardi così però, eh. No, ci sono dei trattori di ogni marca e modello qua su. Mai visti. E finalmente
qualcuno ha avuto le sue patatine. Sei contento?